Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Weird Stories, storie insolite ed un po' criptiche. In questa puntata ragionerò della storia delle apparizioni mariane di Medjugorje. La puntata quindi è la naturale continuazione del tema della presunta foto della Madonna di Medjugorje. Forse pochi sanno che nel pomeriggio del 24 giugno del 1981 sarebbero iniziate le presunte apparizioni ad alcuni veggenti. Un paio di questi però decideranno di non andare più sulla collina e saranno rimpiazzati da altri due che spontaneamente decideranno di sostituirli, diventando così veggenti. Tra il 1984 e il 1985 la Madonna avrebbe rivelato ai veggenti 10 segreti su eventi futuri. A partire dal 1 di marzo del 1984 i presunti veggenti hanno iniziato a diffondere messaggi per l'umanità da parte della Vergine Maria. Dal 1984 la Madonna comparirebbe ad una presunta veggente ogni giovedì di ogni settimana, mentre dal 1987 le presunte apparizioni si sarebbero spostate ad ogni 25 del mese, mentre ad un'altra presunta veggente la Madonna apparirebbe il giorno 2 di ogni mese. Il 25 giugno del 1985 la presunta veggente Miriana affermò di aver ricevuto dalla Madonna una pergamena celeste contenente i 10 segreti. Questa presunta pergamena celeste, a detta della veggente, sarebbe fatta di uno speciale materiale sulla quale ognuno legge una cosa diversa, ad eccezione di 3 veggenti che vi leggono i segreti. Finora la pergamena è stata vista solo da alcuni parenti della presunta veggente Miriana. I 10 segreti, sempre secondo quanto affermato dai presunti veggenti, saranno resi noti al mondo intero 3 giorni prima che questi eventi accadano. Saranno resi noti appunto in anticipo però al francescano padre Peter Ljubicic, che appunto sarà informato 10 giorni prima rispetto ai 3 giorni di accadimento di questi eventi. Uno dei segreti sarà un segno permanente visibile sulla collina delle apparizioni. La presunta veggente Maria Pavlovich Lunette dichiara invece di vedere le apparizioni della Madonna ovunque ella si rechi nel mondo, dato che la presunta veggente gira parecchio nel mondo come presunta testimone e devota di fede. Che cosa c'è di anomalo in questa storia? Se vi andate a documentare semplicemente sulla pagina di Wikipedia che trovate il link in descrizione, da cui ho sintetizzato brevemente tutta la storia, si può inferire una serie di punti. 1. Le apparizioni riconosciute vere dalla Chiesa Cattolica hanno avuto tutte un inizio ed una fine. Quella di Medjugorje invece no, non ha mai fine. 2. Le apparizioni riconosciute vere dalla Chiesa Cattolica sono un fenomeno raro, geograficamente sparso e frazionato nel tempo. Quelle di Medjugorje invece no. 3. Nelle apparizioni riconosciute dalla Chiesa Cattolica non è la Madonna che va dai veggenti, ma sono i veggenti che devono recarsi un giorno in un luogo specifico in un dato luogo. Nella storia che raccontano a Medjugorje invece questa cosa non accade. 4. Le apparizioni riconosciute vere dalla Chiesa Cattolica in tutti, diciamo, gli accadimenti passati non è mai avvenuto che sia stato donato un artefatto celeste. Invece nella storia di Medjugorje c'è questa pergamena celeste. 5.
i veggenti delle apparizioni riconosciute vere dalla Chiesa, di solito, o vivono poco o vivono molto, e spesso la maggioranza di questi sviluppa una vocazione religiosa. Ma mai nessuno ha mai fatto i danari dicendo d'aver visto la Madonna. In quanto è accaduto a Medjugorje, invece questa cosa non accade. 6. Non è mai esistito nelle precedenti apparizioni mariane che un paio di veggenti si siano poi tirati indietro, rifiutando l'incontro con la Madonna, per essere sostituiti da altri due volenterosi soggetti. A Medjugorje invece questo è accaduto. Non sono poche le discrasie della fenomenologia di Medjugorje con quanto accaduto precedentemente nella storia delle apparizioni mariane canonicizzate. Sentire la storia delle apparizioni di Medjugorje, la Madonna ci attirerebbe ininterrottamente dal 1984, sia da 36 anni. E il fenomeno, ancora oggi, non sarebbe terminato. Cosa ancora più stupefacente, esisterebbe un artefatto celeste, proveniente direttamente dal Regno dei Cieli, una pergamena che nessuno ha mai visto, che come minimo dovrebbe avere isotopi non presenti sulla Terra, se analizzata scientificamente, oppure molto probabilmente dovrebbe essere ragionevolmente composta da materia non conosciuta sulla Terra. Ma quanto si legge da Wikipedia, nessuno ha mai visto o studiato questa presunta pergamena, né mai è stata scientificamente analizzata, come invece è accaduto alla sindone, un oggetto di culto che è stato studiato negli anni 70 da un profondo e cospicuo numero di scienziati della NASA. In descrizione di questo video trovate il link per accedere direttamente al sito ufficiale di Medjugorje, dove, se vorrete, potrete andare a leggere alcuni dei presunti messaggi mariani. Io ne ho letti un po' a caso. A mio avviso sono discorsi vuoti, generici, privi di un contenuto. Sono frasi fatte identiche a quelle degli oroscopi. Mia modesta opinione è che la storia e il contesto di Medjugorje non è credibile, essendo contenuti fenomenologia molto distanti dalla tradizione delle classiche apparizioni mariane. E anche, diciamo, tutto il contesto che vi gira attorno, e anche le presunte prove o presenti o artefatti, sono sinceramente alquanto aleatori. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.